Siamo con Federico Tudo, allenatore dell'Oristanese, degli allievi che sono venuti qui a Nuoro a giocare questa partita con la Furia Forti, scontro di alta classifica che è durato soltanto un tempo, no? Eh sì, purtroppo il tempo non ci ha permesso di portare a termine la partita, peccato perché era uno scontro, come hai detto tu, di alta classifica, quindi ci tenevamo molto a fare bene. Ecco, voi partecipate a questo campionato regionale con una squadra che anche dal punto di vista atletico sembra ben preparata e ben messa in campo. E diciamo che i ragazzi sì, sono preparati, cerchiamo di allenarci comunque tre volte a settimana, abbiamo un preparatore che ci segue la parte atletica ed è una squadra giovane, comunque siamo tutti, quasi tutti 2000, quindi il progetto è biennale, però ci stiamo giocando il terzo posto, quindi tutto di guadagnato quest'anno. Ecco, l'obiettivo ovviamente è essere un punto di riferimento per i giovani di Oristano, una piazza così importante che adesso può contare anche su strutture all'altezza finalmente. Sì, l'obiettivo è quello, anche perché comunque siamo 2-3 anni che otteniamo risultati a livello regionale, 2 anni fa eravamo negli elite, quindi comunque l'obiettivo è avere continuità, quindi avere sempre, rimanere sempre nelle zone alte di classifica per essere un punto di riferimento. Un allenatore giovane, che tipi di consigli dai giovani dell'Oristanese? Di sacrificarsi, il calcio comunque deve essere un divertimento. Io in primis alla loro età ho fatto sacrifici per poter giocare a calcio, andando fuori di casa presto. Quindi il consiglio è di non mollare mai, di avere sempre voglia di allenarsi, di ascoltare gli allenatori, rispettare i ruoli, ma soprattutto di divertirsi, perché poi parliamo di calcio dilettantistico, quindi l'importante è divertirsi sul campo. Certo. E sulla prima squadra cosa possiamo dire? Prima squadra è un progetto giovane, anche la prima squadra, nel senso che comunque la maggior parte della rosa è formata da giocatori che sono ormai 10 anni che giocano assieme, anche se la media età è molto bassa. Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un calo, però l'importante è mantenere la categoria e far crescere i giovani, questo è il nostro progetto. Benissimo, noi ringraziamo Federico, un grande in bocca al lupo per gli allievi regionali e anche per la prima squadra ovviamente. Grazie a voi.